Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Come al solito io sono Amor Shvedal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, non perdiamo tempo, andiamo subito in game, però vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, un like, un commento e una condivisione. Vi dico anche che esiste la pagina Instagram, Facebook e il gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Detto questo, andiamo appunto subito in game. Ed eccoci in game, amici, più o meno dove l'avevamo lasciato. Non è proprio esattamente dove l'avevamo lasciato, ma praticamente quasi. Allora, nella scorsa puntata. Dunque, qual era il problema? Il problema era quel oil shade, come diavolo si dice. Vediamolo come si... C'è più... Ah sì, giusto. Asphalt. E qua abbiamo, eccolo qua, l'oil shale. Io dico sempre shade, ma è shale. Oil shale. Mamma mia, che bella la casa così. Guardate che bella. Bellissima così. Guardate, proprio fatta bene. Allora, oil shale. Forse un po' il pavimento sarebbe da sostituire, ma in realtà molto bella. Allora, oil shale che ci serve per fare l'asfalto. Ora, però, qual è il problema? Il problema è che abbiamo bisogno di un auger, o come diavolo si dice. Come si fa? Bicycle handlebars. Quindi handlebars, bicycle. Eccolo qua, si fa con due duct tape, due leather. Andiamo subito a fare crafting. Due duct tape, due leather. Dove è, cavolo? Eccola qua, la leather. Poi abbiamo, come al solito, sì, mechanical parts. E short iron type. Allora, mechanical parts, questo non ci interessa. Qua... Short iron pipe. Ok, perfetto. Direi che possiamo andare qua e andare su bicycle handlebars e iniziamo a craftarla. Pochi secondi per farla, per fortuna. Oh, eccola qua, perfetto. Ma non solo. Ovviamente qua per fare l'auger. Auger. Che scriverlo, va bene. Ci serve anche un engine, 10 forged steel, che ne abbiamo ben 8. Dobbiamo farne altri 2 di forged steel, facciamone altre 2. Ci serve anche un motore, quindi lo andiamo a recuperare magari. Allora, le blade no, abbiamo detto. Qua abbiamo le blade perimetrali non finite, quindi possiamo rubargli un motore tranquillamente. Ci sarebbe da fare tanto, perché abbiamo fatto le blade solo lì, servirebbero un po' ovunque, però va bene. Vi ricordo che siamo tra l'altro al 38esimo giorno e l'obiettivo è stato fatto, che era fare il girocottero, scusate, però vorrei andare un attimino anche un po' più avanti, magari a fare qualcos'altro. Vi ricordo di supportare questa serie con un like se volete. Che vada avanti. Allora, abbiamo tutto, perché serve anche mechanical parts, però... Abbiamo tutto. Auger, eccolo qua. Craftiamolo un minuto. Poi ci servirà ovviamente della benzina che abbiamo già. L'altra cosa che potrebbe servirci, vediamo un po' se la trovo da qualche parte. Era nell'inventario. Chainsaw, eccola qua. La motosega. Motosega che ci potrebbe essere utile. Allora, lasciamo tutto qua. L'altra cosa che... potremmo fare sicuramente dell'acqua, ma che abbiamo già. Ma possiamo fare tipo qualcosa tipo questo? No, perché no, questo è più una cura. Forse red tea, antiossidante, reidratazione. Sì, forse un bel... oppure questo. No, questo più che altro è per il cold, quindi per il freddo. Forse il red tea che si fa col crisantino. E abbiamo un po'. Devo andare nel deserto e provare a vedere se non ci disidratiamo. Facciamone magari 8. Sì, non troppi. Giusto.
Rimettiamo via questo, perfetto, andiamo qua, anzi qui, andiamo a vedere. Oh, Oger, eccolo qua. Carichiamolo di benza. Eccolo qua. Mamma mia, se ci piace il nostro Oger. Ora aspettiamo che faccia qua e poi torniamo nel deserto. Perché voglio assolutissimamente andare, mi avete dato dei consigli, cioè di andare sostanzialmente sì nel deserto, ma dove ci sono un po' di pietre, di minerali, di ferro. Ed è quello che faremo, quindi andremo esattamente lì. Quindi per andare lì, adesso andiamo, appena finisce di fare questo qua, 8, perfetto, là, perfetto anche questo lo mettiamo via. La pignazza qua, la andiamo a piantare subito. E in realtà saprei già dove piantarla, cioè qua se si potesse piantare, ma vedete che la pianta a mezza altezza, non ho idea del motivo. Qua forse, no, la pianta sempre a mezza altezza, qua no. Io la pianterei qua, eccola qua. Va bene, che dovrebbe essere tra l'altro una pianta simile a questa. Andremo a vederla un po', tra un po', magari una o due puntate, vediamo se è uguale. Bello azzurro. E abbelliamo ovviamente la base. Ora torniamo nel nostro girocottero, nella pista dove in realtà vorrei fare la pista con la rampa. E andiamo sicuramente a caricarlo. Un bel refuel, ci sta. E spicchiamo il volo. Spicchiamo il volo da qualche parte. Facciamo aiutare da una rampa, ovviamente. Anche se in realtà già senza rampa potrebbe decollare. Eccolo qua. Vedete che in poche puntate ho già preso dimestichezza con questo bellissimo apparecchio che non è che funziona benissimo, ha qualche problema, però devo dire che io mi sto trovando particolarmente bene a usarlo, anzi, secondo me è un ottimo, sì, potrebbe essere migliorato, ma in realtà può dare delle soddisfazioni. Allora, andiamo verso il deserto, cioè esattamente in questa direzione. Dunque, guardiamo dall'alto il deserto e vediamo come in effetti ci sono queste zone con... Vedete, con le pietre. Beh, vedete ad esempio lì, no? In quel costone, o anche qua, guardate quante zone dove c'è le pietre. Ora, dai commenti che ho visto, mi avete detto, andiamo lì, è più facile che si trovi l'oil shade, cioè dove c'è concentrazione di minerali di ferro. Che è un ottimo consiglio, secondo me. Quindi bisogna cercare una buona consistenza di pietre. Ora faccio un po' un giro qua per capire. Che cavolo di costruzione è quella là? C'è il ponte? Ah, ecco, guardate là in fondo, c'è il ponte dove ci sono io praticamente. Ecco, adesso lo vedete centrale. C'è il ponte che avevamo visto nella scorsa 2 alfa fa. E qua c'è una costruzione. Vedete che ci sono quei... Queste rocce, qua c'è il canyon. Guardate che bello. Guardate il canyon, che bello. Guardate che meraviglia. Veramente meraviglia. Veramente bello. Guardate una costruzione dentro il canyon. Guardatela lì in fondo. È veramente pazzesco. Guardate un altro ponte rotto con... Dove mi pare tempo fa avevamo raccolto, se non erro, forse la sabbia. Tempo fa vuol dire forse la scorsa alfa, se non 2 alfa fa. Ecco, vedete, qua c'è una concentrazione un po' di minerali, c'è una sorta di tempesta di sabbia anche. Io vorrei trovare un punto dove ci sono un bel po' di minerali. Di ferro in maniera tale da scavare col nostro Auger, o come cavolo si dice, per vedere se troviamo appunto l'oil shade.
che ci servirebbe. Eventualmente, se non lo troviamo, posso comunque fare la strada, magari in cemento. Vi ricordo la strada per far decollare questo girocottero, magari anche in cemento, non sarebbe male. Però, se la troviamo, guardate il ponte distrutto con le due macchine. Insomma, mi avete chiesto anche una puntata di Come Back, Friend, c'è scritto nel cartello. Se certo, come no. Mi avete anche scritto di fare una puntata, insomma, dove ci sia un po' di esplorazione, magari a farvi vedere qualcosa, qualche lato della mappa, magari anche la zona contaminata, ed è una bella idea. Cioè, quindi magari questa puntata sicuramente faremo qualche esplorazione, come la stiamo già facendo, e magari anche nelle prossime. E guardate il deserto come cambia in effetti qui. Molto più, vedete, c'è un po' di verde. Secondo me questa potrebbe essere una buona zona. Potrebbe essere una buona zona perché ha tante pietre, vedete? Potrebbe anche essere una buona zona. Quindi andiamo ad atterrare qui. Con una sgommata incorporata, ecco. Tutto anche un legno. Ok, perfetto. E andiamo a prendere a questo punto l'Oger. Allora, Oger che ovviamente ci serve. Facciamo una cosa, beviamo, anzi, mangiamo uova. Ok, così arriviamo a superare il 100 e beviamo questo Red Tea, tè rosso, che spero ci faccia qualcosa. E intanto qua arriva una zombie. E io con la motosega voglio farla fuori stavolta. Cavolo, è dura con la motosega, eh. E là. Questo dimostra quanto è forte. Qui c'è un altro zombie. Allora, dimostra quanto è forte questa mazza qua che abbiamo fatto. Ora. Oger. Veniamo a noi. Buchiamo, direi qua. Vediamo. Dobbiamo bucare, però. Bene, cioè voglio risalire anche eventualmente. Quindi buchiamo. Via questo. Ok. Andiamo a bucare e a vedere se troviamo questo oil shade. Oh, per ora non c'è nulla di oil shade. Guardate la benzina come finisce. Quindi, che cavoli. Duro sto pezzo qua. Allora, sento del casino. Eccolo qua. Arrivano i nostri amici zombie che se si infilano nel tabernacolo dove siamo sono cavoli, nel senso nel buco dove siamo. Brucia, maledetto zombie! Non so se ci sono uova qua. Sì. Ok, c'è calore. E se noi lavoriamo. Quel tè lì non fa una mazza. Maledetto lui. Però vedete, anche qua la cosa strana è che in teoria dovremmo non sopportare, cioè sopportare di più il caldo perché stiamo andando sottoterra, dovrebbe essere più fresco qua. E una volta era così, a parte che una volta basta che ti coprivi dai sassi grossi, facevi due alfa fa e l'ho fatto vedere. No, forse la scorsa alfa fa, che basta coprirsi da un masso grosso e insomma avevamo riparo. Comunque vabbè, scendiamo in profondità. Non so se si trovano delle cave in giro, nel senso dei buchi, delle grotte, ecco, delle grotte in giro, oppure no. Però vediamo questo Oger. Per ora abbiamo trovato un fottio di fottio. Manco l'ombra di oil shade. Tanto iron. Altre robe interessanti, ma niente oil shade. Il che non mi piace per nulla. Dovrebbero esserci delle vene. Io provo a bucare anche in qua, cioè perché forse a bucare in qua non si fa neanche male. Adesso prima o poi verrà fuori una vena di oil shade da qualche parte. Non so come sono, ma
sarà colorata diversa, sarà, non so, scura piuttosto che chiara, piuttosto che diversa dalla sabbia. Qua tutta fottuta sabbia. Tutta fottuta sabbia. E comunque adesso non ho malus, quindi vuol dire che funziona la teoria del fatto di avere appunto il rifugio sotterraneo. Funziona, continuiamo a scavare. Ma guardate sti cavolo di zombie! Vengono dentro! Guardate, questo non ci passa, sto male... ma ha preso sto maledetto! Out of stamina! Brucia! Brucia, maledetto! Ok. Però siamo ben giù, Guardate qua, siamo ben giù, ma... di oil shade... neanche l'ombra! Cioè, guardate cosa ho trovato in profondità! Guardate, il serpente pure. Ci ho trovato il serpente in profondità. Zombie che arrivano ogni tanto. Che scavano. Ma niente oil shade. Allora, oil shade che dovrebbe... in teoria, da quello che mi avete detto, trovarsi nel terreno, vedete, roccioso. Cioè, a circa più o meno 20-25 blocchi di profondità dovrebbe trovarsi. E io sto scavando come un pazzo, ma non ne trovo una vena neanche a pagarne. Dove cavolo è? Sto il shale. Non shade, shale. Allora, ho trovato una vena colorata diverso. Non so se vedete che è un po' diversa. Cioè, rispetto alle altre mi pare diversa. Sarà mica questo l'oil shale? Ho visto uno zombie apparire e sparire. Allora, vediamo se questo... non raccoglie oil shade però. Vediamo un po'. Fa rumore tipo di esplosione. Un sacco di iron. Ma oil shale neanche uno. Ho detto, boh, magari questo ha un colore diverso. In realtà manco questo è. E l'auger è già più di metà rotto. Quindi bisogna poi ripararlo. Sti cavoli però, cioè dove cavolo è sto oil shale? Ecco, una delle cose che non mi piace di questo gioco è... e devo dire che probabilmente, però non vorrei fare gaffe, proviamo ad andare a vedere qua se magari ci dice qualcosa del loger. No, è appunto il fatto che non ti spiega dove trovare le cose, cioè dico, un minimo di dove cercare le cose potrebbero metterlo. Ora io sto scavando come un pazzo a cercare l'oil shale e non lo trovo, amici. Cioè, ho detto, boh, con l'oger, vabbè, ci impiegherò un po', però fuori di scavare lo dovrei trovare. E invece niente. Amici, su queste immagini, mentre io continuo a scavare, vi chiedo nei commenti di darmi un ulteriore suggerimento se sapete dove trovare questo oil shale maledetto, cioè se è giusto quello che sto facendo, perché mi pare strano trovare tipo, adesso giusto per dirvi, quasi 2000 di iron, vabbè, poca clay, però trovare tutto questo iron e non trovare neanche un oil shale mi sembra veramente strano. Quindi vi invito a scrivermi nei commenti, a darmi suggerimenti. Amici, ci vediamo nel prossimo fottuto video. Supportate questa serie con un like, un commento e ovviamente una condivisione. Da Amorugia tutto in questo scavaggio inutile per ora e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.